Nell'anno che la Chiesa dedica ai sacerdoti, vi proponiamo la lettura del nuovo libro dal titolo In ascolto dell'altro. L'autore è Don Enrico Dal Covolo, docente di letteratura cristiana antica presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma, predicatore degli esercizi spirituali quaresimali a Papa Benedetto XVI e alla Curia Romana. Il testo, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, è stato presentato presso l'Aula Magna dell'Università LUMSA di Roma, in presenza, tra gli altri, di docenti universitari, studenti, prelati e giornalisti. Carmelo Lazzaro ha seguito la conferenza ed ha realizzato alcune interviste riguardo anche l'attuale difficile situazione che vive la Chiesa. Le potrete seguire prossimamente in uno speciale. Adesso vi proponiamo le testimonianze dell'autore del libro, Don Enrico Dal Covolo, del rettore della LUMSA, Giuseppe Dalla Torre, e dal vaticanista del TG2, Giovan Battista Brunori. Dai recenti esercizi spirituali che ha predicato al Papa e alla Curia Romana, adesso un libro, In ascolto dell'altro. È un volume per i sacerdoti, ma anche per i laici, Don Enrico Dal Covolo. Certamente è un volume sia per i sacerdoti sia per i laici, come del resto gli esercizi stessi che avevo predicato certamente si riferivano in modo specifico alla vocazione sacerdotale, ma più in generale ad ogni vocazione cristiana, quella dei consacrati, quella dei laici, perché era soprattutto una riflessione sui racconti biblici di vocazione scanditi nelle loro tappe precise. Cosa significa, ai nostri giorni, nella società moderna, essere sacerdote e buon pastore? Sacerdote buon pastore significa anzitutto essere capaci di donare senza condizioni la propria vita per il servizio del Signore, della Chiesa, della società. E quell'ascolto dell'altro, che è il titolo del volume, mutuato direttamente dalle parole del Papa, quell'ascolto dell'altro è un servizio totale dell'altro, è un mettersi a disposizione dell'altro. Questo significa essere buon pastore. Quale impressione nel leggere questo volume di Don Dal Covolo? È un volume scritto pensando ai sacerdoti, ma che invece ha una portata generale. Direi questo che mi ha colpito a una prima lettura. In secondo luogo mi ha colpito molto l'invito che viene fatto all'inizio, richiamando un passo del Vangelo, di fermarsi un momentino a riposare. Riposare nel senso di ritornare in noi stessi, riposare nel senso di riacquistare la capacità di una pratica, di un esercizio di meditazione, di riflessione, cosa che l'Occidente ha coltivato in passato, che l'Oriente continua a coltivare, ma che noi abbiamo perduto. Cosa significa parlare di vocazione in quest'anno dedicato proprio ai sacerdoti? Penso che la figura del sacerdote sia strategica, per usare un termine non ecclesiale, ma importante. Per la Chiesa Cattolica, ovviamente, la figura del sacerdote e per i laici è molto importante, quindi qualificare sempre di più questa figura che ha una tradizione secolare e poterlo rendere sempre più vicino alla figura di Cristo, che è quello, diciamo, lo specifico, la cifra potremmo dire, del sacerdote, e nello stesso tempo renderlo sempre più qualificato nella conoscenza dei testi sacri, sempre più qualificato nella preghiera e sempre più qualificato nel rapporto anche con i laici. È una grande sfida, oggi la società è molto cambiata, è difficilissimo, è un mestiere che richiede una certa dose di coraggio e anche di eroismo, quindi credo che tutti i tentativi, i lavori, le riflessioni come questa del libro, di bel libro di meditazioni di Don Dal Covolo, è certamente un passo avanti per cercare di dare alla figura del sacerdote il ruolo che deve avere nella Chiesa e nella società.